Benvenuti, bentrovati, buon inizio di settimana. Questo lunedì ripartiamo con Seconda Repubblica e ve lo dico chiaramente, sarà una trasmissione tra il chiaro e l'oscuro. Un po' proverò, insomma, a farci vivere di belle e concrete speranze, ma un po' secondo me vi farò arrabbiare perché ho in studio il presidente di Arges, Salvatore Ombra. Perché? Ben ritrovato, presidente. Perché vi farò Buongiorno. arrabbiare? Perché proverò, insomma, a metterlo in difficoltà. Lui è abituato ormai da quando è ritornato a Birgi, ad avere, obiettivamente, insomma, se lo merita pure, le telecamere a favore, e io oggi ho deciso, insomma, lo devo fare un po' arrabbiare. Ma intanto partiamo con le cose belle. Presidente, non ti sei fermato un attimo, ti sei dato al 100% a Birgi, all'aeroporto, alle questioni che riguardano appunto l'intera provincia di Trapani, che è l'aeroporto, insomma, che funziona, è un volano di economia per l'intero territorio. So che sei stanco, si vede No, un po', però sei. Infatti, sei sono contento. contento. L'aeroporto si meritava un impegno importante, forte, doveva prendere una scossa perché era veramente arrivato al lumicino. Ho ereditato un aeroporto con grandi difficoltà, stanco, senza una prospettiva. Quello che era di peggio è che non c'era una prospettiva in aeroporto. Un gruppo di lavoro che avevo lasciato assolutamente coordinato, coeso, ho trovato delle persone, insomma, voglio dire, un po' disgregate. Quindi era necessario ricostruire una macchina. Fino a oggi veramente l'impegno è non soltanto mio, devo dire di tutta la squadra, tutti quelli che collaborano con me al 100%, insomma, stanno lavorando. Abbiamo messo in pista una quantità tale di attività, di progetti e di iniziative che veramente ora via via si stanno concretizzando. La BIT su cui siamo stati pochi giorni fa è stata veramente una bellissima vetrina che mi ha consentito di capire quanto è percepito oggi l'aeroporto di Trapani, nonostante la sua poco traffico, nonostante il suo poco traffico. Abbiamo chiuso il 31-12 con 411.000 passeggeri. La prospettiva sono quella di arrivare entro la fine del 2020 da 600-800.000 passeggeri sulla base di tutte le attività e di tutto quello che abbiamo messo in pista, per poi arrivare a quasi 1.200.000-1.300.000 dal 2021. Queste sono in sintesi i numeri che ci siamo posti. La BIT è stato un modo per confrontarci anche con altri aeroporti, confrontarci con compagnie aeree, confrontarci con la Regione Sicilia, che ho avuto il piacere di poter stare veramente 3 giorni gomito a gomito con l'assessore Manlio Messina, con la dottoressa di fatto al dirigente generale, insomma, per capire quali sono le prospettive e quali sono le azioni che il governo regionale, e devo dire tante, vuole mettere in pista sull'aeroporto di Trapani, visto che siamo una società partecipata al 99,7% alla Regione Siciliana, siamo un asset importante, siamo uno degli strumenti indispensabili per consentire la mobilità in questa parte di Sicilia. Siamo uno dei 4 cancelli d'ingresso per il turismo. Quindi, come dico sempre, queste sono le forze che vanno assolutamente tutelate, privilegiate e spinte, perché da lì ne nasce una forte, nasce l'economia del nostro territorio. Beh, ho visto i costi, il co-marketing, come so, funziona evidentemente, visto che insomma vedo che si vola con 9 euro, 10 euro, 14 euro, come si volava appunto nel tempo da Trapani. Noi ancora a questi livelli non ci siamo, ma ci stiamo ritornando, mi sembra di capire. Insomma, ad avere voli come prima, quelli insomma, che consentivano agli spagnoli di venirsi a prendere il caffè a Trapani, per dire, no? Tanto per fare un esempio che non è tanto una battuta, ma una concretezza. Nicola, il concetto del prezzo, del costo del biglietto è legato molto spesso alla domanda e all'offerta. Le compagnie aeree oggi molte faticano a poter arrivare e poter mantenere in vita le rotte. Allora Ryan ci ha troppo ben abituati, o forse troppo mal abituati. Cioè, un biglietto aereo che costava, io l'ho comprato io per poi pure buttarlo, 1,50 euro, 2 euro, 5 euro. Capite bene che è un biglietto che è assolutamente sotto costo, è un biglietto che non ha nessuna ragione d'essere. Un biglietto, quando per prendere da Roma Fiumicino per il centro di Roma, per Termini, il biglietto costa 7 euro del pullman.
capite che un bigliettiere di un aereo non può costare 7 euro, 8 euro. Ma quelle erano promozioni. Sono delle promozioni, sono dei lanci. Ryan voleva affermarsi sul nostro territorio, voleva dimostrare la loro forza, la loro capacità competitiva era dimostrare che era possibile volare e mettere a disposizione tanti biglietti affinché la gente potesse volare. Oggi queste condizioni non ci sono, tant'è che è stato fatto un bando con le rotte onorate che ci ha visto assegnataria di 6 rotte. Credo che siamo uno dei pochissimi casi che ha avuto un numero così elevato di rotte in un momento in cui nessuno credeva che la Commissione europea avesse approvato un numero di rotte così elevato e soprattutto con un aeroporto quale Palermo così vicino a noi, insomma non più di 100 chilometri. Però abbiamo avuto modo di dimostrare la bontà del nostro territorio, la necessità di avere rotte in continuità e avere delle rotte agevolate. È stato fatto un lavoro sia dalla Regione Sicilia, ma devo dire anche dai nostri uffici di Airgest, che abbiamo supportato in tutto e per tutto la Regione Siciliana, il MIT e anche la Commissione Europea, dando delle risposte, che ci ha visto assegnatari di tutte le rotte. Mettiamo un punto, Presidente Ombra, facciamolo capire ai nostri telespettatori. Alla data di oggi, lunedì, sì. Oggi siamo 17, dove si va e da dove si arriva a Birgi? Oggi si va in pochissimi posti, se mi chiedi di oggi si va, abbiamo soltanto 4 destinazioni fino al 28 marzo. Dal 28 marzo che parte la stagione estiva, che era, lo devo dire perché, per far capire alla gente da dove siamo partiti, ci vedeva praticamente senza nessuna rotta a partire dal 28 marzo, se non in Roma e Milano fatto con Alitalia. Che aveva garantito la rotta. Poi per il resto Ryan aveva deciso di abbandonare in maniera definitiva l'aeroporto e non avevamo nessun'altra rotta se non la DAT che faceva il Pantelleria, nessun'altra, nient'altro. L'aeroporto quindi era praticamente in chiusura, cioè non potevamo sostenere un costo di questo tipo. Dal 28 di marzo abbiamo 6 destinazioni con Ryan, non me le fare dire tutte perché come 7 anni poi me ne dimentico qualcuno. Abbiamo le 2 rotte con Alitalia garantite. Abbiamo di nuovo il Torino, partirà il Torino. Con questa nuova compagnia aerea? No, parte il Torino con Blue Air, okay. Avremo, che parte a giugno. Avremo la DAT e continuerà a fare il Pantelleria. Avremo le 6 rotte in tratto in connessione onorata con chi se la giudicherà. Ieri è uscito, venerdì è uscito il bando, quindi già le compagnie possono prendere visione quindi per partecipare alla gara. Sappiamo che sono qualche compagnia interessata. Tra le quali c'è il Trieste, sono arrivato. C'è il Brindisi, proviamo a dirle tutte: c'è il Brindisi, il Parma, il Napoli, il Trieste, l'Ancona e il Perugia. Quindi sono queste 6 rotte che partiranno a partire dal 1 luglio, quindi voleranno a partire dal 1 luglio all'aeroporto di Trapani. Credo che ci sarà qualche scherzetto con le altre tratte. Questo abbiamo fatto tutto il calcolo affinché tutte le cose funzionino nel miglior modo possibile. Poi se ci sono ricorsi, se ci sono impugnative, se ci sono cose, evidentemente non possiamo. Noi abbiamo avuto i timbri e i sigilli da parte di tutti, quindi siamo in perfetta regola per partire con queste rotte. Quindi, dopodiché quindi ci saranno le 6 rotte in Ryan, è possibile, nell'incontro poi magari se ne parleremo, che ho avuto con Ryan, che ci possa essere qualche piccola modifica dell'operativo in miglioramento, okay. su questo, sempre che cominciano a consegnare i famosi MAX, i 737 MAX. Però di questo è sub iudice, quindi alla consegna degli aeroplani. Poi partirà con questa nuova startup, questa piccola compagnia, il Bolzano Roma Trapani, e quindi con le 2 rotte su Roma e quindi su Bolzano. È possibile che. Parliamo di Blue Sky? Si chiama Sky Alps. Ah, Sky Alps, sì, questa è una piccola compagnia, il proprietario della compagnia aerea è il proprietario dell'aeroporto di Bolzano, ha avuto un'ottima intuizione perché vuol portare i bolzanini da lì verso quindi le Alpi, portarle nella nostra quindi a poterlo, e portare i siciliani anche verso là. Non c'è un collegamento verso questa regione. Parafrasando Edmondo De Amicis, potremmo dire dalle Alpi, non dagli Appennini alle Ande, ma dalle Alpi al Mediterraneo. Al Mediterraneo. Fantastico. Quindi è un'ottima intuizione. Il proprietario è anche un grossissimo tour operator, quindi insomma ci sono le condizioni perché questo avvenga.
C'è un'altra piccola compagnia che vuole iniziare a fare la linea con probabilmente un volo per Malpensa e un volo per Cuneo verso Trapani. Quindi stiamo definendo, non posso dire nomi, non posso dire cose, ma perché siamo sotto trattativa, stiamo definendo e mi piace dire le cose quando le concretizzo. E quindi di lì è possibile avere anche due connessioni verso la Tunisia con una compagnia importante che vuol fare questa connessione, stiamo anche lì trattando. Quindi ritengo che l'obiettivo che ci siamo posti è un obiettivo assolutamente raggiungibile. Abbiamo di nuovo una credibilità, ce l'ha certificata Ryan anche nell'ultimo incontro, ci sono tutte le condizioni perché questo possa venire. Abbiamo i soldi perché la Regione Sicilia con la legge 14 ci ha visto assegnare di 9 milioni e mezzo di euro, 9 milioni e 451 mila euro per poter fare promozione attraverso le rotte. Abbiamo fatto il meo test, un primo meo test del risultato positivo, ma non aveva alcun dubbio che questo fosse stato positivo. Dobbiamo fare ora i meo test particolareggiati per compagnia, per rotta. Voglio dire, ma questo si fa veramente in brevissimo tempo, dopodiché possiamo iniziare su questa cosa qua. Credo che abbiamo messo a puntino una macchina efficace ed efficiente. La provincia di Trapani ne avrà assolutamente un grande risultato, perché questo faremo, e questo per quanto riguarda l'attività volativa. Beh, però ci si è dimenticato, Presidente, che già Ryanair ha ufficializzato i voli per la winter, per la stagione invernale, da Trapani. Ha già aperto due possibilità di acquisto sul volo sul Bologna e sul Bergamo. Ho chiesto a Niall di poter dire quali erano le altre rotte per l'inverno, mi ha detto no fino a che non chiudiamo l'accordo, ma l'inverno sarà un buon inverno. Non posso dire le rotte, ma ci saranno anche però vedo altre. Che sorridi, no, sorrido perché sono contento. Okay. Evidentemente dall'incontro con Ryan sono uscito estremamente soddisfatto. Eravamo nelle condizioni di poter firmare con Ryan, è chiaro che non ho voluto firmare in quella giornata là perché dobbiamo fare i conti, dobbiamo rivedere, perché siamo delle persone serie e non posso mettere a rischio nulla se non quello che riusciamo a garantire. Quindi ho chiesto, ci siamo già passati, esatto. Adesso siamo dobbiamo lavorare perché tutto avvenga nel rispetto assoluto, evidentemente. Tutto questo legge è stato possibile anche, non solo per la caparbietà del qui presente Salvatore Ombre, ma anche perché, ma era doveroso che lo facessimo, abbiamo onorato i debiti, o meglio, ci siamo impegnati a onorarli entro fine aprile. È indispensabile che questo avvenga. La prima cosa che ma ormai lo diamo per scontato, la Camera di Commercio si è esposta. Mi hanno chiesto, intanto grazie per quello che è stato fatto, per una prima tranche da 100.000 euro che è stata versata quando mi sono insediato, 50.000 euro grazie al comune di Valderice che ha versato, ha pagato, e quindi la Camera di Commercio prontamente, ringrazio il Presidente Pace per prontamente aver versato i soldi lì, resta l'ultima tranche da 200.000 euro che mi hanno chiesto che venga chiuso entro il 30 aprile di quest'anno. Il Presidente Pace mi ha dato la sua assicurazione che questo avverrà. E ma quindi anche i comuni che hanno detto guarda, ce le prendiamo noi, ecco, i debiti di Castelvetrano e Pantelleria, intanto paghiamo noi e poi si vede. Esatto, perché gli impegni che uno assume, anche per logica di continuità, debbono essere rispettati. Ripeto, non è tanto il volume, perché per Ryan 200.000 euro è come per me un centesimo, però diventa una questione di principio, certo. Si aprirebbe una maglia importante, pericolosa nei confronti di Ryan, e quindi Cacqui non vuole assolutamente indietreggiare. Quindi ho garantito che questo avverrà entro il 30 aprile, sarà bravo il Presidente Pace e i sindaci che si sono presi questa ulteriore responsabilità di pagare per i comuni inadempienti questa parte di debito, e dopodiché insomma abbiamo chiuso questa tristissima vicenda. Poi dopodiché c'è da mettere in piedi il futuro. Faccio una domanda, ma di questa aerolinea siciliana che fa capo a Crispino, che mi dici? Di aerolinee siciliane ce ne sono due, c'è quella che vuole fare la Regione Sicilia, aerolinee siciliane che... No, questa che è già diciamo nata con questo gruppo di imprenditori privati. Ma vogliono mettere linee, l'imprenditore... Io l'ho avuto ospite qua, lui dice guarda ancora con Biggio abbiamo parlato, ma se mi convoca Ombra noi siamo a disposizione. No, già c'è un'interlocuzione, okay. Lunedì o domani si vedrà il mio direttore generale con i vertici di questa piccola compagnia, sì. Siamo disposti.
disponibili a prendere, se vogliono mettere un aereo in base anche da noi, perché si parlava anche di questo, disponibili a farlo, e capire che tipo di network vuole mettere in piedi con noi. Quindi noi siamo aperti a tutte le soluzioni. Va fatta una precisazione. Io sono diventato social, molto social, c'è chi mi cura l'immagine, chi cura la mia pagina, e quindi leggo i commenti, perché secondo me il commento che la gente fa, brutto, bello che sia, moltissimi sono positivi, danno un indirizzo di quello che la gente vuole. Qualcuno ha criticato perché è piccola la compagnia che verrà, quindi Sky Alps è piccola, e quelle che verranno è un'altra piccola startup. Tante piccole fanno però. Ma non solo questo, sgombriamo il campo, che da noi, tranne Ryan, che ne ha fatto una posizione, ci conosce, ha investito, sa cos'è la Sicilia, grandi compagnie non ne verranno. Togliamoci dalla mente che verrà British, che verrà Lufthansa, che verrà Qantas, che verrà United, che verrà Delta, che verrà... Queste compagnie non vengono. Aprire una rotta ha un impatto economico sulla compagnia aerea di centinaia, di migliaia di euro. Se la compagnia non è convinta e non ha una struttura snella, non apre nessuna rotta. Oggi l'indirizzo è di muoversi sui grandi aeroporti, sugli hub, sulle regioni, sulle città capoluogo di regione, sui grandi aeroporti. Questa è l'iniziativa. Oltretutto, i piccoli aeroporti scontano una tassazione uguale a quella dei grandi aeroporti, che porterà alla morte ancora ulteriore di altre compagnie. Nell'ultimo anno ne sono fallite 5 compagnie aeree non di piccola dimensione. L'ultima è Italy, Blue Panorama non naviga in ottime acque. Ho letto dalla stampa, da riviste specializzate, che sta valutando di chiudere in bonus anche la compagnia, quindi sarebbe la sesta compagnia in un anno. Sono compagnie fallite, compagnie veramente di grossissimo calibro. I piccoli aeroporti ne sono falliti, di piccoli aeroporti ne sono falliti 3 in Italia. Noi siamo stati vicino lì quasi per morire. Se non c'è, chiederemo di qui a brevissimo un incontro assieme all'aeroporto di Parma siamo capofila, chiederemo un incontro al ministro per capire, per valutare la possibilità di agevolare gli aeroporti al di sotto del 1,5 milioni di passeggeri, perché sennò che questo è il limite minimo di break even di un aeroporto. Quindi siamo assieme all'aeroporto di Parma, di Rimini, di Pantelleria, di Lampedusa, ci sono tanti piccoli aeroporti. Considerate che del panorama dei 280 milioni di passeggeri che si fanno, mi pare sono tanto, 280 milioni di passeggeri che si fanno in Italia, i primi 5 aeroporti fanno il 95% del traffico nazionale, no, forse sono 180, quindi fanno il 95% del traffico nazionale, poi tutto il resto siamo lì, tutti gli altri aeroporti siamo lì. Quindi bisogna creare un sistema che consenta di agevolare, perché noi paghiamo una tassa, le compagnie per gli aeroporti che poi riversiamo allo Stato pagano una tassazione altissima, incomprensibile, inaccettabile. Quindi se vogliamo fare sviluppo attraverso gli aeroporti bisognerà trovare una soluzione anche su questo. Fermo. Fare sviluppo però non è significato che devi litigare con Palermo, come hai fatto alla BIT di Milano, presidente Ombra. Si è aperta una... Beh, tu fai dichiarazioni che loro giustamente, insomma, contestano e li fai arrabbiare. Mi pare strano che si sia arrabbiata solo Palermo, non si sia arrabbiata Catania. Catania non con cui cosa ottimi fare, rapporti con chi ci segue con Nico durante gli incontri, ovviamente nello stand del The Best of Western Sicily, organizzato anche da Telesud, esatto. Il presidente Ombra in uno dei talk show dice: ma rassicuro tutti, la faccio corta, noi abbiamo margini di crescita a differenza degli aeroporti di Palermo e Catania, che sono già full, sono pienissimi e più di lì non possono arrivare. Ma la GESAP gli ha scritto, dice: ma di chi sta parlando? Guarda che noi non solo abbiamo ancora margini, ma stiamo facendo questi investimenti per cui possiamo incrementare di tot milioni di passeggeri. Ma mi pare strana questa, cioè si è aperta una polemica che io non volevo aprire, io proprio non la volevo innescare, peraltro io non sono uno che mi piace fare guerre, io porto sempre in tasca il calamoio della pace, mai lascia di guerra, e quindi cioè,
la mia nasceva da una considerazione, in quel talk show la mia era una considerazione. Vedo che Palermo in questo momento soffre nella gestione del traffico, perché è innegabile le file che si creano nei momenti di picco, è innegabile che ci sono state, una volta sono rimasto a terra pure io perché sono arrivato leggermente in ritardo e non sono riuscito a partire. Quindi ne facevo una considerazione, mentre Trapani e Comiso sono ancora, hanno grandissime potenzialità di crescita, mi sembrava, ma me lo smentisce il Presidente che si è rivolto a me sulla crescita ancora di Palermo, possono arrivare a 10 milioni di passeggeri, ma questo non è che mi sconvolge. La Sicilia ha ancora possibilità di assorbire almeno 10 milioni di passeggeri, quindi ammesso che Palermo arrivasse ai suoi 10 milioni, ammesso, quindi con più 3 milioni di passeggeri, Catania non lo so a quanto, Trapani e Comiso ne potrebbero assorbire 3 e 2, altri 5 milioni, quindi siamo ancora in sofferenza di spazio e di aeroporti e di passeggeri. Quindi perché la Sicilia oggi è considerata una delle mete migliori al mondo dove poter fare le vacanze? Lo dice Forbes, lo ha detto il Times, lo dicono le riviste di settore, è un paese ad altissimo potenzialità. Io amo sempre fare il raffronto con l'Irlanda. L'Irlanda è più o meno quanto la Sicilia, ha pure 4 aeroporti, però mentre l'Irlanda oggi assorbe 30 milioni di passeggeri, la Sicilia a questi non ci arriva, arriva forse a 17 milioni di passeggeri. Quindi abbiamo delle potenzialità rispetto all'Irlanda, che non ha le bellezze paesaggistiche, architettoniche, culinarie che ha la Sicilia, ha ancora spazi di crescita enormi. Quindi devo dire, è considerata appunto una delle mete migliori, quindi abbiamo spazio, abbiamo la necessità. Da lì è necessario potenziare i cancelli d'ingresso, quindi 4 aeroporti siciliani più i 2 nelle isole minori. Ma quindi l'ipotesi fusione, inglobamento Palermo-Catania, a che punto è saltato tutto? Palermo-Catania non lo no, so. No, con Palermo, Trapani-Palermo, allora, Trapani-Catania, allora, devo dire. Anche lì va sgombrato un attimo il campo. Io faccio il timoniere della barca, l'armatore lo fa il presidente della regione, le strategie ne saprei più di noi, però certamente sì, assolutamente sì, in questo momento mi anche risulta... se so che ultimamente non ti sta sentendo spesso con Musumeci, ma ci arriviamo tra un poco, no ci arriviamo, ci arriviamo dopo credo che gli abbia tolto qualche castagna dal fuoco con l'aeroporto di Birgi, so perché mi arrivano i segnali, insomma la BIT ne ho avuti tantissimi, che è soddisfatto il lavoro che stiamo facendo, che è contento per quello che abbiamo messo in pista, gli abbiamo tolto veramente un forte mal di testa per quello che era Trapani. E poi non lo sento perché non vorrei avere i suoi pensieri. Ci arriviamo dopo, perché è un altro argomento, uno di quelli che appunto io mi arrabbierò e vediamo se si arrabbia pure lui, ma se vi arrabbiate voi soprattutto. Va bene, andiamo dopo. Quindi diciamo, quindi le potenzialità quindi ci sono. Non mi no, era la fusione. La fusione. Diciamo, per quanto riguarda, non mi risulta che oggi in questo momento ci siano le condizioni per poter arrivare a una fusione. Né con Palermo né con Catania, quello che su cui si è valutato e si è già fatto, e alla BIT eravamo assieme. Si è fatto un accordo commerciale con Catania, con Comiso e con Trapani, abbiamo fatto un accenno di sistema aeroportuale dove tutti e tre stiamo collaborando. Immaginate che nella trattativa con la Tunisia ci siamo raccordati per cercare di essere quanto più competitivi possibili al fine di avere loro il volo per la Tunisia da Comiso e noi per averlo quello da... E questo è quello che va fatto, cioè quello che va fatta un'azione di gruppo sinergica che porti avanti un'azione congiunta nella promozione del nostro territorio. È assurdo, è inconcepibile che ci si muova per aree, che ci si muova senza fare una promozione che sia legata a un territorio, a un vasto territorio. Il turista che viene in Sicilia, che viene soprattutto dai posti più estremi, guarda la Sicilia non mirando esclusivamente alla città o alla zona, ma guarda la Sicilia. Se noi facessimo una promozione nella sua interezza, o quantomeno certamente non nella sua peculiarità specifica, e parlo di Marsala per Marsala, di Trapani per Trapani, Favignana per Favignana, va fatta un'azione che sia congiunta, che promuova, se la vogliamo limitare al nostro territorio, che promuova un'azione legata a tutta un'area vasta della nostra provincia di Trapani. Quello che sta facendo
Rosalia Dalì è assolutamente pregevole. È chiaro che oggi c'è anche un aeroporto, ho chiesto che l'aeroporto di riferimento sia l'aeroporto di Trapani Birgi. Ci stiamo lavorando, affinché Trapani Birgi diventa un punto di riferimento anche per loro, anche per il distretto turistico, esatto, che diventa per loro. Dopodiché, se la gente non è che va disdegnato, se la gente arriva a Palermo e poi si muove su Trapani, certo non possiamo legare, blindare, arrestare, carcerare i turisti. La gente è libera di muoversi come meglio crede e di distribuirsi sull'intero territorio. Oggi però va considerato che gli unici due punti che svettano in Sicilia e che assorbono la stragrande maggioranza del turismo è Taormina da un verso, Cefalù dall'altro, seguito a larghissima distanza da Agrigento. Poi tutto il resto è contorno, anche Palermo che ha una... Io vi volevo fermare su Agrigento, ma si discute con Agrigento? Agrigento assolutamente sì. Tra Comiso e Bigi credo che, non so, abbia più... Assolutamente sì, ma infatti noi eravamo diventati un punto di riferimento per Agrigento. Questa è la Magna Grecia, la fascia della Magna Grecia, no? Segesta, Serinunte, la Valle dei Templi, è un prodotto... più che vendibile. Ma si deve discutere, vi dico di più. Ma chi discute con chi? Ma devo dire, i sindaci, i territori, noi abbiamo dato la massima... io posso dire che a oggi, dal 16 di agosto all'1:15, da quando mi sono insediato, non ho mai rifiutato un incontro, una riunione, sono presente ovunque, in tutti i consigli comunali, in tutte le riunioni, organizzazioni, tutte le riunioni, con tutte le associazioni. Ho parlato perché ritengo che il mio ruolo, oltre a quello di fare il presidente dell'aeroporto di Trapani, è anche quello di fare il moralizzatore e cercare di far capire al territorio dell'importanza di avere un aeroporto che insiste in un'area specifica. Questo è una cosa di un'importanza estrema. Se il territorio capisce una cosa che non sono riuscito a fare nel mio primo mandato, sono stato bravo a convincere Ryan della bontà del nostro territorio e non i nostri amministratori della bontà di Ryan, tant'è che si è fatto un patatrac proprio per non aver capito dell'importanza di una compagnia aerea sul nostro territorio. Quindi se noi capiamo questo, allora sì che è possibile che le compagnie aeree si innamorino del territorio, capiscano l'importanza e l'attrattiva del territorio, e allora anche le medie e le grandi compagnie potranno venire sul nostro aeroporto. Va bene, oggi questo non c'è. Noi avevamo l'hub di Ryanair, eravamo base, adesso non lo siamo più, però c'è una nuova prospettiva. Potremmo diventare base tecnica, una specie di officina, forse nazionale, internazionale probabilmente, per gli aerei che arrivano al loro ultimo viaggio. Gli aerei che vanno smontati, dismessi, potrebbero fare la compagnia, insomma, riferimento a Trapani. Ci vuoi spiegare precisamente che si tratta? Perché mesi addietro, quando sono venuto in conferenza stampa, era un'ipotesi. Adesso siamo vicini alla concretezza, credo, non mi illudere. Se mi consenti, vorrei aprire e chiudere una parentesi su Ryan. Vai. Perché abbiamo fatto un incontro il giorno 13. Non mi dica che ritorna a mettere l'hub. Abbiamo fatto un incontro il giorno sorride, 13. Sorride, guardate gli occhi. Abbiamo fatto un incontro il giorno 13 che è stato per me importantissimo. Si è ribadito della volontà di Ryan di reinvestire su Trapani, di crescere su Trapani, di non andare in competizione con Palermo. Ecco, sgombriamo, non andiamo in competizione con Palermo. Che bello. Ryan crede che la nostra area, la nostra cosiddetta catchment area, l'area di riferimento, sia talmente ampia da poter assorbire sia su Trapani che su Palermo. Io non ho nemmeno chiesto... Perché ci credono gli altri e noi non ci crediamo. Signori amministratori, ma ce lo devono spiegare dall'Irlanda la potenzialità di questo territorio? Credono che entrambi i territori possono... Io non ho chiesto, nemmeno mi è passato per la mente di chiedere di spostare voli da Palermo su Trapani, come fu fatto allora, sia per la guerra sia per altre vicende. Quindi ho detto, bene, cominciamo a potenziare su Trapani. È stata una conversazione, una trattativa ampia, franca, a tratti anche dura, però siamo arrivati a una conclusione. Devo dire che loro sono già pronti per chiudere l'accordo, 2020, 2021, 2022, 2023, quindi sono pronti.
Tu ti rendi conto di quello che stai dicendo per ora? Assolutamente, Io ti ricordo che Telesud ha un bacino d'utenza assolutamente. mostruoso. Guarda, Guarda là, io sono preso sempre guarda la tutte le telecamera, responsabilità. ridillo, Io ridillo. sono le, sono pre mi prendo sempre tutte le responsabilità di quello che dico. Sono pronti, non significa abbiamo siglato. Sono pronti, noi dobbiamo fare delle valutazioni, l'aeroporto deve fare delle valutazioni sulle loro richieste. Ci siamo presi 15 giorni di tempo per arrivare alla definizione. Effettueremo il mio test sulla base di quello che noi ci ha detto, per come prevede la legge, lo dico a tutti i partiti politici, per Che non ci sono più. come prevede la legge. Noi siamo perfettamente nel binario della legge. Non abbiamo mai, 5 Stelle, con voi sta parlando. no, parlo con tutti, non abbiamo mai, e dico mai, dal 2007 che io mi occupo di aeroporto, non abbiamo mai per un solo secondo pensato di scantonare dai principi di legge. E quindi non abbiamo mai fatto mala Quindi. gestio, né io né i presidenti che mi hanno seguito. Detto questo, quindi dobbiamo fare, siccome siamo persone serie, dobbiamo fare delle valutazioni a cui entro 15 giorni risponderemo a Ryan e definiremo il percorso fino al 2023, fino al 2023. Questo è quello che noi faremo. Quindi ci siamo alzati con una gran stretta di mano, con un gran sorriso e di qui a breve Dovrai probabilmente. ritornare al studio a raccontarci tutto. E faremo un bel lavoro assieme a Ryan. E questo è per quanto riguarda Ryan, il Va bene, panorama parliamo Ryan. adesso della possibilità È di. chiaro che l'aeroporto di Trapani, abbiamo pensato, non può fermarsi e finire all'attività volativa. Beh, questo, scusa, un inciso devo fare. Non sempre si capisce che comunque la struttura aeroportuale non è solo voli, deve raggiungere il break-even point, cioè il punto di Pareggio. sostentamento, di pareggio, quantomeno, in tutte le maniere possibili, vendendo voli anche se poi magari non sono, tra virgolette, utili per, quindi facendo solo la base, ci cioè arrivo, mi fermo un attimo, faccio la sosta e riparto, con i parcheggi, con i ristoranti, con gli affitti, con i negozi, con tutta una serie di strategie, perché poi alla fine la struttura aeroportuale, quindi Airbus che la gestisce, deve fare quadrare i conti, quindi non è solo un punto di riferimento per l'economia della provincia, e certamente lo è, ma come struttura deve anche pensare a campare, a dimostrare di potersi reggere sulle proprie gambe. Assolutamente sì. Quindi le strategie vanno pensate in maniera diversificata. Una di queste, spero che ce la stia spiegando il Ecco, Presidente Ombra. quindi abbiamo pensato su un input che ho ricevuto da un investitore che ha alle spalle anche un fondo, quindi una struttura non da poco, sulla possibilità, e devo dire io nemmeno la conoscevo, sulla possibilità quella del fine vita degli aeroplani, quindi del disassemblaggio dell'aeroplano. Come dico sempre, è come il maiale, per il 97% viene totalmente recuperato in termini di oro, di bronzo, di platino, di rame, di alluminio, di strumentazioni, di reattori, di tutta la sua componentistica. Quindi la macchina viene totalmente smontata e viene mandata. Sempre dall'aeroporto verso l'esterno, viene mandata presso chi recupera questi metalli importanti, oppure vengono vendute le parti dell'aeroplano. L'aeroplano per sua natura viene continuamente aggiornato, cioè un aeroplano che nasce 30 anni fa, che è nato 30 anni fa, è stato revisionato almeno 30 volte, cioè è stato riaggiornato, cioè non, la macchina per sua natura, per definizione, non resta mai la stessa, vengono sostituite parti, però ha anche una sua vita utile. Dopodiché la macchina viene totalmente smontata. Di queste attività in Europa ce ne sono soltanto 5, noi saremmo la sesta. In L'unica in Italia, Italia. l'unica in Italia. Ma già concreta veramente La sta società possibilità? è stata già costituita ed è a Trapani, è stata costituita presso la Camera di Commercio di Trapani, ha un suo conto corrente, è un'attività totalmente privata. Abbiamo già sottoscritto il Dove, contratto scusa, imprenditori che arrivano da fuori, poi saranno loro a dirvelo, c'è da? dietro un Ok, fondo, va quindi, bene, ok, manteniamo. dopodiché abbiamo dato, daremo gli uffici, abbiamo già contrattualizzato la locazione degli uffici dentro il nostro aeroporto, è stata già individuata l'area, è stato già Dove sottoposto sarà l'area? Faccelo l'area capire. è
verso il mare, guardando l'aerostazione verso il mare, dal nostro piazzale verso il mare, quindi ci sarà da fare diversi lavori di sistemazione che faranno a totale cura e spesa della, verranno investiti intorno a 16-18 milioni di euro dell'aeroporto. Sì. E dopodiché si crea quello che, questa è un'attività che faranno loro. Già hanno commesse per il disassemblaggio sia di elicotteri che di aeroplani. Considerate che nel prossimo, mi pare mi dicevano, nel prossimo quinquennio ci saranno oltre migliaia, ci sono migliaia di aeroplani da smantellare. Addirittura. Sì, sì, assolutamente sì. E dopodiché quindi verranno fatti questi lavori e in tempi entro settembre-ottobre cominceranno con questa attività. Quindi ci sono le attività di partenza. Non abbiamo tempo, noi siamo rapidi, noi siamo aeronautici, non siamo, non siamo con i treni, non viaggiamo con il ferrato. E quindi cominceranno, è già stato sottoposto più di una volta il giorno che ho avuto un problema in famiglia. C'era una importantissima riunione in ENAC a cui dovevo andare e sulla presentazione del progetto c'era il quartier generale di ENAC, così anche della società che si chiama ATI e noi dell'aeroporto, dove è stato presentato il progetto ad ENAC, che è stato reputato fattibile. Si stanno presentando proprio il progetto, l'esecutivo del progetto per iniziare, e quindi partirà questa attività. Quindi questa è un'attività che partirà, cioè già messa in cantiere, già pronta, cotta e mangiata. L'Airgest in questo caso come ci guadagna? Guadagna dagli aeroplani che atterrano e partono, dagli affitti dell'area che noi faremo, dall'indotto che si creerà, dagli ingressi che ci sono in aeroporto, dall'attività economica che si crea. Noi abbiamo una avete fatto sicuramente un business plan sull'operazione. Inciderà, diciamo, per circa, se si può dire. Incida ha una parte importante anche nel nostro conto economico, okay. Assolutamente sì. Il piano industriale che abbiamo presentato alla Regione per l'ulteriore per l'aumento di capitale che necessariamente dovremmo fare, compendia anche questa attività. Ma devo dire, abbiamo anche posto le basi per un'altra importantissima attività, che è quella del cargo, che è quella della base logistica. Sempre facendo fronte alla ZES che è stata inserita dall'assessorato alle attività economiche all'interno dell'aeroporto di Birgi. Ricordo che la Sicilia è la regione più grande d'Italia, è la terza in termini di popolosità, è la prima in termini di assorbimento di acquisti via internet, la prima in Italia in termini di acquisti, non ha una base logistica seria. Per fare un esempio, Amazon, la sua più grande base logistica, ne ha altre, ma la più grande è a Vicenza. Avrebbe moltissimo interesse a, per esempio, aprire o collaborare con una base logistica in Sicilia. La menzioni perché la devi menzionare o perché già ci sono trattative? Perché c'è un interesse, perché so che c'è un interesse, perché ci sono state interlocuzioni in tal senso, quindi perché la Sicilia deve candidarsi a diventare una regione in linea con le altre regioni più importanti d'Italia. Quindi stiamo lavorando affinché questo possa avvenire, perché abbiamo gli spazi, perché abbiamo le competenze. Non a Palermo, va bene, la Giuseppe dice, ma Palermo non ha. Qua. Ora vediamo se mi smentisce anche, perché Palermo non ha più gli spazi per poter fare questo. Una base, la base di Trapani Birgi, parlo dei militari e di noi, non voglio rubare nulla ai militari, è una base che supera 480 ettari, è una città. La nostra supera 50 ettari, cioè abbiamo spazi enormi, la nostra aerostazione è molto piccola rispetto allo spazio, abbiamo spazi per poterlo fare, abbiamo un grande vantaggio, quello di avere il terminale autostradale di fronte, abbiamo il sistema ferroviario, se mai funzionasse, a un chilometro da Trapani Birgi, a un chilometro a meno, a poche centinaia di metri dalla porta d'ingresso all'aeroporto. Quindi abbiamo tutte le caratteristiche per poter sviluppare anche questa attività. Non abbiamo problemi di inquinamento acustico perché l'aeroporto insiste in un'area dove non ci sono abitazioni. Quindi abbiamo tutta una serie di condizioni che ci consentirebbero di farlo. C'è bisogno della capacità manageriale, imprenditoriale, affinché tutte queste cose vengano messe in fila e vengano messe in linea. 10 minuti mancano, scarsi, 10 minuti scarsi. Poco fa, riparlando, dice dalle 13:15
del 16 di agosto, quando mi sono insediato come nuovo presidente del CDA di Agis, non mi sono fermato un attimo. Da allora vado ovunque, non lesino la mia presenza, tranne che per situazioni purtroppo insomma imprevedibili, non lesino la mia presenza a chi me la richiede, e lavoro H24 fondamentalmente quasi, tranne il tempo per dormire, per dedicarsi in parte alla sua azienda, alle questioni di Birgi. La domanda è, ma secondo voi quest'uomo, ma può ancora avere la velleità di candidarsi a sindaco di Marsala? Non me ne vogliono i marsalesi, è persona certa, ma se si dedica e non ha il tempo per poter dormire quasi, come lui stesso scrive sulla sua pagina Facebook, ma come gli spezza, diciamo in siciliano, di candidarsi a sindaco, e ancora insiste, insiste, insiste. Allora, Ma se stai facendo un buon lavoro per Birgi, quindi per tutto il territorio, perché ancora Allora, insisti? no, non è, non, io non insisto, io ho fatto una O lettera, gli ecco, altri insistono? gli altri insistono perché probabilmente ritengono indispensabile cercare di salvare o mettere una pezza su una città che veramente ha bisogno di managerialità. Oggi le città debbono muoversi con principi, ahimè qualcuno non è d'accordo, qualche altro sì, principi di managerialità. Dobbiamo amministrare la città, dobbiamo governarla e devo dire una dimostrazione importante, non devo fare piaggeria, lo sta facendo il governo Musumeci, dando un imprinting diverso rispetto a quello che nel passato aveva la Regione Sicilia. Ecco, oggi le città devono muoversi con questi principi. Probabilmente qualcuno mi riconosce una capacità di questo tipo. Non posso che ringraziarli e non posso che anche guardare un aspetto del genere. Nonostante io ho fatto una lettera dove a seguito della scomparsa di mio padre ho detto che mi voglio occupare e non posso non continuare a occuparmi dell'aeroporto di Trapani perché farei una cosa che non mi va. Cioè io per 7 anni ho chiesto di ritornare in aeroporto, mi è stato negato, c'è stata parte della politica che mi è stata contro, non hanno voluto. Il presidente Musumeci ha fatto una scelta d'uomo, non una scelta politica, ha fatto una scelta dove ha creduto perché la gente glielo ha chiesto, perché girando sentiva il mio nome. Mi si riconoscevano delle competenze, quindi ho un dovere nei confronti del presidente Musumeci di andare avanti e proseguire diciamo, governare l'aeroporto di Trapani. Quindi, quindi ho già risposto a questa cosa. È chiaro che mi piacerebbe, cioè non posso non considerare la mia città. Cioè, io voglio troppo bene alla città di Marsala per vederla continuare a declinare. Voglio troppo bene a un momento in cui l'aeroporto di Birgi porterà risultati e Marsala resterà ancora legata al palo. Ho sentito dei nomi che vengono riproposti, a cui io credo che non possono, non hanno più le capacità o non hanno le capacità di poter governare questa città di Marsala. Governare perché oggi la città va intraguardata con un profilo di almeno un decennio. Va il sindaco oggi, secondo me, non può andare verso i festeggiamenti della gente che fa 100 anni, le presentazioni di un libro, qualcuno certamente importante va fatto. Oggi il sindaco deve avere una visione strategica della città, deve tenere sotto il suo controllo il personale, il bilancio e la visione strategica della città. Queste sono le Per funzioni fare che il tutto ciò sono sindaco. d'accordo con te, la penso esattamente così, per Cioè, quanto riguarda scusami, il voglio no. completare perché probabilmente, ecco, voglio utilizzare quest'ultimo momenti che ci spettano, che abbiamo della trasmissione per far capire qual è la mia visione della città. Cioè, noi oggi dobbiamo intraguardare un sistema della città che abbia una visione, quello che non si è più fatto, avere una visione dei prossimi 10 anni, non 5, 10 anni della città. Se noi non abbiamo questa, se il sindaco che è il capo, il primo cittadino, quello che deve avere più di tutti la visione di una città che si evolve, oggi non può
cioè non può non avere questo il sindaco, questa è la prima sua funzione, quella di avere la visione della città. Beh, probabilmente la potrà pure sbagliare, ma è quello che deve avere, la visione strategica. Poi deve avere i collaboratori, che debbono essere quanti più professionali possibili, che abbiano le competenze per poter agire, la scuola con la scuola, il sociale con il sociale, il tecnico con il tecnico. Peccato però che normalmente la politica questo non lo consente fino in fondo. Ecco, se la politica perché non fa questo amici, salto perché di... ci sono le correnti, ma se la politica sono... non fa questo c'è il manuale Cencelli. Valdorotta, se la politica non fa questo salto culturale, se continuiamo a restare arroccati in questo, su questo principio, ecco, la visione della nostra provincia, la visione della nostra città, la visione della mia Marsala resterà legata e non evolverà e non potrà crescere e non potrà usufruire di un sistema aeroportuale che evolve, che porterà economia, di un sistema che crescerà. Oggi la visione mia, io... La città di Marsala resta e resterà la città più grande di questo comprensorio, non può non avere una visione, ripeto, di collegamento e di collettame nei confronti di tutta la provincia, deve assumersi un ruolo importantissimo, soprattutto se nascerà un ulteriore comune come quello di Misiliscemi, che comprenderà, che toglierà Trapani, senza nulla voler togliere nel prossimo futuro, parte di... diciamo responsabilità alla provincia, alla città di Trapani, Marsala dovrà assumere un ruolo importante e lo bisogna fare con una visione strategica della città. Io, la visione che io avevo dell'aeroporto era la stessa visione che io avevo 7 anni fa quando sono andata via dall'aeroporto. Io avrei proseguito, oggi quello che ha costruito la Ryanair su Malta era la visione che io avevo su quello che poteva costruire su Trapani Birgi. Avevamo creato la base più grande del Mezzogiorno d'Italia e probabilmente Trapani sarebbe diventato l'hub di Trapani, come ha 20 aeroplani basati su Bergamo. Probabilmente Trapani sarebbe stato il salto che Ryanair avrebbe potuto fare verso il Maghreb, cosa che ha costruito ora dopo 10 anni, lo ha costruito su Malta, dove registrerà oltre 100 aeroplani sul territorio di Malta. Certo non avrà 100 aeroplani perché Malta affonderebbe con 100 aeroplani sul territorio, ma avrà una sua consistenza importante. Ecco, questa era la visione strategica che avevo del mio aeroporto allora e della visione strategica che oggi di Trapani. Ma come fa a fare il sindaco? Devi lasciare Birgi. Assolutamente. Ma come ecco, fa? L'unica cosa, 24 ore l'unica, Birgi, 24 ore il comune, come fai? Dai. Con una visione... Hai un clone? Allora, hai un clone? No, non c'è clone, è un problema di organizzazione. Allora, io non lo farò, probabilmente si staranno già organizzando verso altri con altri candidati, con altre cose. Evidentemente io ho posto determinati limiti, determinate regole. Ma poi sei ancora giovane, evidentemente scusate amici di Marsala, io ma dico Ministro Baldotti come si fa a fare i soldi? No, vabbè, ma non è questo. Uno evidentemente il sta presidente funzionando a Birgi funziona, allora, il presidente della regione. Evidentemente, io ancora non ho interloquito con lui su questo tema. Evidentemente, che però non vi state parlando, ma evidentemente per lavoro, non per deve partire da un'interlocuzione col presidente della regione, al quale evidentemente ne ho una riconoscenza infinita per quello che ha fatto. L'unica cosa che non mi si può chiedere è la scelta tra l'aeroporto e l'aeroporto. Perché cioè, se questa dovesse comune e l'aeroporto. Scusate, tra Marsala e l'aeroporto. Se questa dovesse essere la domanda, io ho già scelto. Perché per me l'aeroporto è una cosa a cui voglio bene pari quanto la città di Marsala, però non posso lasciare a metà un percorso che io ho iniziato e deve essere assolutamente terminato. Ma non è che è legato solo questa tua ambizione al porticciolo? Assolutamente no, no, anche perché lì ci sono altre problematiche. Del porto se ne è occupato sempre mio fratello, è un'operazione che ha portato avanti lui. Gli riconosco l'aver fatto uno sforzo elefantiaco per aver ottenuto tutto quello che ha ottenuto. Oggi è arenato sul problema diciamo del finanziamento sul porto stesso, ma è un problema che si vedrà lui, che è stato già completato, non ha alcuna interferenza se non fatto che insista nel comune di Marsala, ma col comune ha pochissime interferenze. L'unica, ripeto, cosa che non mi si può chiedere è quella della scelta. Quindi, ecco, questo io non so. Come si fa con una buona organizzazione? Faccio sempre un esempio. Se è impossibile fare le due cose,
sarà straimpossibile fare il Presidente della Regione, ci vorrebbero 4 Presidenti della Regione, 6 Presidenti dell'IRI, 5 Presidenti dello Stato italiano, 6, cioè è un problema di organizzazione, un problema di avere persone competenti che sappiano svolgere la propria azione. Il Presidente quello che deve fare, il Sindaco quello che deve fare è avere la visione strategica, operare su temi importanti, portare le risposte su quelle che sono le attività che vanno poste in essere. Questa è l'azione che il sindaco ed eventualmente il presidente dell'aeroporto deve fare assieme, cioè con una buona collaborazione. Però ripeto, tutto questo è pangrattato, perché se non ho un'interlocuzione col presidente della regione che dirà lui, che sarà lui a dire qual è la sua visione strategica sull'aeroporto e sul comune di Marsala, io non posso prendere alcuna decisione, sia uno perché non mi sento di fare un'azione nei confronti di una persona che ha, quindi al Presidente della Regione, che mi ha voluto lì. Scusami, domanda. Abbiamo tutti letto, quasi tutti gli organi di stampa hanno pubblicato la tua bella, insomma, molto intima riflessione dopo la morte del papà sul perché ha scelto, anche per rispetto del tuo padre, di continuare su Birgi e non più sul comune di Marsala. Ora, perché dopo quasi un mese si sta ritornando a parlare di Ombra, probabile candidato sindaco? Cosa è successo? Vengono a tirarti la giacca? Vengono a tirarmi la giacca, vengono a fare un'interlocuzione. Io non sono un uomo su cui posso aver tirato giacche, guarda, non l'ho consentito in tempi passati e non lo consento oggi, però c'è un'interlocuzione, probabilmente, ripeto, mi si riconosce una capacità che in altri non vedono, e non posso che ringraziarli, non posso non ringraziare chi sta ponendo un'interlocuzione su di me. La mia riflessione resta la stessa, è chiaro che la mia azienda non la posso lasciare, è chiaro che l'aeroporto ha bisogno ancora di un intervento importante, ripeto, stanno nascendo ora, come vedete i germogli stanno cominciando a nascere ora, quindi le attività ci sono. Ci sarebbe quest'altra cosa. Io, Oliri che ti dice su questo, su Marsala? No, con Oliri non ho parlato, ne ho parlato con O'Brien, che mi ha chiesto di restare in aeroporto, che mi ha detto, che mi ha chiesto in maniera forte quanto resterò in aeroporto. Ho detto solo Dio lo sa. Io per tutta la vita, perché evidentemente è una cosa che mi piace, ma veramente l'aeroporto mi piace al pari di quanto mi piace la mia azienda, perché è molto stimolante, ho un gruppo di lavoro che veramente stimo, che considero la mia famiglia, cioè, e li ho ritrovati tutti invecchiati di 7 anni, ma insomma con lo stesso entusiasmo di quando li ho lasciati. È un gruppo veramente compatto, organico, pronto a massacrarsi per il lavoro, hanno fatto un lavoro veramente, cioè io forse ho fatto la punta dell'iceberg, tutta la parte di sotto l'hanno curata, l'hanno gestita veramente in maniera encomiabile. Ma lo dico da chi fa l'OWA, cioè da chi sta in pista, a chi sta veramente gomito a gomito con me, al direttore generale che veramente giornalmente mi cura. Ecco, ho persone competenti, ho persone di cui mi fido. Io in quell'aeroporto ho persone di cui mi fido, di cui firmo le carte con assoluta tranquillità. Quando tu nella passata tua presidenza d'Airges non c'era il Google Camp a Selinunt, quest'anno non c'è ancora, forse l'anno prossimo se ritorna ritorneranno. Vi posso già garantire che ritorneranno. Ma ti immagini che significa riuscire uno come te così pieno di dinamismo e di faccia tosta, anche perché ci vuole la faccia tosta, assolutamente, no? Sì, cioè, poter interloquire con questi qua, sì, e infatti tant'è che già ti posso dire che anche per l'ottavo anno tornerà il Google Camp da noi, stiamo facendo dei lavori per loro per raccogliere ancora più macchine rispetto alle 200 e rotte toccate che abbiamo fatto l'anno scorso, ne faremo molte di più, e quindi ci siamo, non ne vorrà Palermo, una assoluta alternativa a Palermo, dove siamo presi in fortissima considerazione. Ci sarà un sistema di elicotteraggio che li porterà là costante e continuo. Cioè, quindi stiamo ancora lavorando per loro. Ripeto, è una macchina, l'aeroporto è una macchina da guerra che non si può fermare. È un
volano di economia, di ricchezza inimmaginabile. L'unica, a proposito di guerra, l'unica vera incognita è l'aeroporto militare, ma non per l'aeroporto, ma perché... Ma allora, i rapporti non possono ringraziare il comandante... No, assolutamente, non sono loro, nessuno vuole fare guerra. Io quando si alzano in volo, quando si alza un aeroplano militare in volo, io mi sento garantito e mi sento tutelato. Io ringrazio il comandante, abbiamo uno splendido rapporto con tutta l'aeronautica militare, c'è un rapporto di vera e fattiva collaborazione, c'è una interrelazione di uomini da un lato e dall'altro nel risolvere problematiche, nell'affrontare problematiche, di una totale sintonia, ma come c'è un'assoluta sintonia anche con l'ENAC, con l'ufficio ENAC che abbiamo dentro, c'è una, questo l'ho già trovato, questo è sempre stato così, da quando c'ero io, quando me ne sono andato, oggi c'è un'assoluta sintonia di attività. Non credo che potrà succedere quello che è successo nel 2011, assolutamente nel 2010-2011. Lavoriamo e collaboriamo. Per me avere i militari è un'opportunità. Va bene. Houston non è più un problema, non c'è più un problema, o meglio, ce ne sono un pochissimi, ma li risolverà. È stato con noi. Non lo dico perché devo fare ruffianesimo. Ma è evidente, insomma, che si muove. Ecco perché poi ancora chiedo scusa agli amici di Marsala, insomma, mi permetto di dire, ma che ce va a fare il sindaco a Marsala, però è giusto, è legittimo, magari lui ha ragione, io non lo vedo come si possa in una giornata di 24 ore suddividerci fra sindaco e aeroporto, lui evidentemente sì, ma deve essere un imprenditore in carriera. In testa c'è mia moglie che è la prima che è sparata su questa cosa, che non si debba... Seguono i miei figli. Hai visto, lui magari ha una visione, ci riesce del resto. Però non è, sai non è per tutti. Che se le persone valide non si mettono in campo e non si mettono a disposizione della collettività, andranno avanti sempre i mediocri, e i mediocri hanno fatto il disastro di questa nazione. Così parlò Salvatore Ombra, presidente di Airges, e quindi lo ringraziamo per questa sua disponibilità e anche per qualche piccola perla di saggezza che ci ha fornito quest'oggi. Buon lavoro, grazie, ci rivediamo. Grazie.